Tagliati, danneggiati, addirittura portati via. Brutto destino quello dei parapedonali sistemati meno di 2 mesi fa a Ostia Antica dall'amministrazione municipale. Dovevano servire ad evitare che le macchine salissero sui marciapiedi per parcheggiare, ma l'inciviltà ha preso il sopravvento e c'è chi ha deciso di ribellarsi portando via i paletti. Sono stati presi di mira un po' dai mezzi che vanno avanti e indietro per scaricare merci, un po' qualcuno forse si è divertito a manometterli. Il problema è che qui non c'è un parcheggio, la gente non sa dove parcheggiare e a volte fanno delle cose che non dovrebbero fare. Agenti salinatori li hanno buttati giù perché facendo manovra sono stati proprio passati sul marciapiede e li hanno messi a terra. E il problema è che dobbiamo comunque fare dei parcheggi perché qui la gente non sa come parcheggiare. Lei dice se ci fosse una bell'area parcheggio probabilmente questo problema non ci sarebbe più. Certo, se la gente sa dove parcheggiare, mettere la macchina in sicurezza e fare le commissioni che deve fare sarebbe più facile e più semplice per tutti. Il problema è che parcheggi quando se ne parla e la gente parcheggia dove vuole, anche questo per vedere, ci sono delle macchine qua che non potrebbero stare perché questa è un'area betonale in effetti. Per la storia del borgo. E dipende sempre dall'intelligenza delle persone, dalla volontà di fare le cose e di non essere per forza sempre pessimisti o comunque bloccare o rovinare quello che fa l'amministrazione. Insomma, in qualche maniera ci ha provato, ma penso che questa cosa duri poco. Insomma. Secondo alcuni commercianti, al di là delle inciviltà di chi sta distruggendo i parapedonali, ci sarebbe anche un reale problema. A Ostia Antica manca un'area parcheggio. Questi parapedonali, dice anche Di Staso, sembrano nati sotto una cattiva stella. Ma la stella poteva essere buona se prima di mettere i parapedonali avessero provveduto a fare idonei parcheggi per i servizi. Questo non è avvenuto, la gente è piuttosto arrabbiata. Arrabbiata perché non è abituata, come altre parti, a andare a parcheggiare e poi fare due passi, perché tutti che erano abituati prima parcheggiavano davanti alle singole cose e andava tutto bene, doppia, tripla fila, messa una sull'altra, accatastate come altro si voglia. E quindi noi, anche i commercianti, contro i nostri interessi, c'è un'area dove la gente può camminare tranquillamente. Chiaramente c'è carenza di parcheggi e scarico merci. A dire di molti, la creazione di un'area parcheggio con uno spazio per il carico e scarico merci risolverebbe tutti i problemi del caso.